Esercizio numero 15 sulla spinta di Archimede. Pallone, diametro 20 cm, premuto verso il basso, con forza esterna 15 N, risulta immerso in acqua per metà del volume. Calcola massa e densità media del pallone. Sul pallone agiscono tre forze: una è la forza di Archimede, causata dall'acqua, poi c'è la forza esterna, con cui spingiamo il pallone verso il basso e lo teniamo premuto, e poi c'è la forza peso, che è la nostra incognita. Siccome il pallone sta in equilibrio, perché noi lo teniamo fermo, vuol dire che la forza di Archimede è in grado di equilibrare perfettamente la somma di queste due forze. Come scritto qua, la forza di Archimede è la somma delle altre due verso il basso. Io le ho disegnate, separate, ma in realtà sono applicate tutte e tre le forze nel baricentro del pallone. Dobbiamo ricavare la forza peso, formula inversa. Vedremo che la forza di Archimede sarà 20,5 newton, i calcoli stanno più avanti. La forza esterna sappiamo che è 15 newton e mezzo, quindi la forza peso e la differenza sono 5 newton. Dividendo per l'accelerazione di gravità, 9,8 metri al secondo quadrato, otteniamo la massa del pallone, 0,51 kg. Vediamo adesso perché la forza di Archimede è 20,5 newton. La forza di Archimede è sempre uguale al peso dell'acqua spostata. L'acqua spostata è metà del volume del pallone. Quindi al posto della massa d'acqua spostata scrivo densità per volume, sempre dell'acqua spostata. Il volume d'acqua spostata, come al solito, lo chiamo V immerso e è pari a un mezzo del volume della sfera, cioè del volume del pallone. Volume del pallone che si calcola 4 terzi pi greco R cubo, il raggio è 10 cm, cioè un decimetro, quindi il volume di questa sfera, cioè il volume del pallone, è 4 terzi pi greco per un litro, perché un litro è un decimetro cubo, è un po' più di 4 litri. Allora il volume immerso è la metà, sarebbe il volume dell'acqua spostata, 2,09 litri. Il volume dell'acqua spostata lo sostituisco qua per calcolare la spinta di Archimede, quindi densità dell'acqua, 1000 kg al metro cubo. Volume dell'acqua spostata l'abbiamo appena calcolato, 2,09 litri, litri che sarebbero 10 alla meno 3 metri cubi, e poi G. 10 alla meno 3, 10 alla 3 metri cubi, si semplifica tutto e rimane 20,5 newton la forza di Archimede. Ultima domanda, la densità media del pallone, media perché il pallone è fatto sia dell'involucro che dell'aria che sta all'interno. E la sua densità media si calcola dividendo la massa del pallone, che abbiamo calcolato prima, 0,51 kg, 510 grammi, diviso il volume del pallone, che pure abbiamo calcolato prima, 4,19 litri. Il risultato è all'incirca 122 grammi al litro, densità del pallone.